L'amministrazione di Pollo è sempre attenta alla tematica della sicurezza stradale. Lei, tra l'altro, il suo impegno lo ha messo in campo anche quando ha ricoperto l'incarico di assessore provinciale, proprio su un tema purtroppo che ci vede quasi quotidianamente con ragazzi, giovani ragazzi che perdono la vita sulle strade della provincia di Salerno. Ah, sicuramente è un tema che sta a cuore un po' a tutti. Io ho avuto, diciamo, una coscienza ancora più forte da quando sono stato assessore alla mobilità della provincia di Salerno, incontrando dei ragazzi, mi facevano tante quelle domande, dice: caro assessore, come si può eliminare le tante vittime della strada? Quindi io dicevo, la prima cosa è quella di sensibilizzare i giovani, quindi, soprattutto nelle scuole. Quindi abbiamo iniziato a fare dei corsi nella scuola affinché venissero rispettate le regole. Quindi stamattina questo incontro cioè, è riferito proprio a questo. Voglio ringraziare i meridiani per questa opportunità, che è un concorso, è un tema a concorso che è a livello regionale, quindi partecipate anche alla scuola di Paolo, ma più che diciamo, il premio del contenuto, quindi l'importanza di questo tema, perché oggi è diventata un'emergenza sociale e tutti dobbiamo fare qualcosa, dall'istruzione al cittadino, alla famiglia. Cioè, noi come istituzione cerchiamo di fare il meglio, cioè, mettendo in sicurezza le strade, ma purtroppo, nonostante questo, cioè, il codice della strada non spesso viene rispettato dall'utente della strada. Quindi in questo nostro territorio abbiamo assistito in questo anno tanti incidenti di giovani comunque. Però la prevenzione è importante, ma fare prevenzione significa anche acculturare nel tu entri alla strada la coscienza rispetto del codice della strada. Questo non avviene, perché la maggior parte degli incidenti avvengono con eccesso di velocità oppure uso di alcol, ma soprattutto per eccesso di velocità, la maggior parte che abbiamo sentito questi incidenti. Allora, stamattina con questo incontro abbiamo cercato, ragazzi piccoli della scuola media, ma se iniziamo dai piccoli, ma soprattutto di portare il messaggio nella famiglia, perché io ritengo che la cellula più importante della famiglia deve essere, come, diciamo, come punto di partenza, e poi insieme all'istituzione, alla chiesa, alle forze dell'ordine che tanto fanno in questo territorio affinché, diciamo, vengano rispettate le regole. Però tutto questo alla fine assistiamo ancora oggi, che anzi quest'anno abbiamo assistito più, diciamo, vittime degli anni passati comunque, perché queste vittime poi, questi incidenti non solo vanno a sconvolgere la famiglia, quindi, ma anche diciamo, comunità intere, cioè quel giovane di Sala che è morto pochi giorni fa ha sconvolto l'intero Valediano. Però oggi, cioè, oggi si piange, domani si dimentica, e continuiamo, diciamo, i giovani continuano a non rispettare le regole. Quindi cioè, il messaggio è primo questo, che venga rispettato il codice della strada, perché se lo facciamo da me prima, perché spesso pure io in macchina non uso la cintura, oppure porto i miei figli senza la cintura. Ma se tutti quanti insieme, cioè, ci richiamo, cioè, a questa coscienza, penso a questo messaggio, ma anche a questo problema, penso che forse qualcosa riusciamo a farlo, soprattutto a eliminare tante vittime che piangiamo spesso e vanno a sconvolgere intere comunità. L'Associazione Meridiani da diversi anni, insomma, porta avanti progetti nel sociale, quindi un gruppo di giovani attento proprio alle problematiche dei giovani. Il concorso di idee consiste in una realizzazione di un elaborato per un manifesto per le scuole medie inferiori e di un video, uno spot da 30 secondi per le scuole superiori. Gli studenti potranno partecipare, interagire al concorso tramite Facebook, quindi collegandosi sulla pagina Si Saggio Guida Sicuro, e lì caricare gli elaborati. Gli elaborati più, quindi i lavori più votati, più cliccati, saranno premiati con un'assegnazione di materiale informatico, notebook, che verranno destinati alle scuole, tre per le scuole inferiori e tre per le scuole medie superiori. Il concorso parte oggi proprio nella città di Polla, anche grazie ad un sodalizio che oramai da anni si porta avanti con il sindaco Giuliano. Il sindaco, già quando era assessore ai trasporti presso la provincia di Salerno, ha voluto e ha sostenuto fortemente questo progetto, quindi giunge alla quarta edizione. Si avvale anche della collaborazione di AISCAT, ANAS, di tutte le forze dell'ordine, della Fondazione ANIA e anche della Fondazione Pascale, quindi un gruppo di esperti, di medici che potranno proprio interagire con i ragazzi nelle varie tappe che si faranno nel territorio regionale della Campania.